un fatto più recente, se vogliamo, non banale questo. Vigente la Costituzione, vigente l'articolo 5 appunto della Costituzione italiana. Nel 1975 è stato sottoscritto il Trattato di Osimo, col quale si è stabilito che la zona B di Trieste, territorio a soggettività italiana, quindi popolazione e territorio chiaramente italiano, è stato ceduto per ragioni prettamente politiche, in dispregio di quella che è la norma costituzionale che qualcuno vorrebbe oggi opporre a noi, in modo così frettoloso, eppure è stato ceduto. È stato ceduto uno Stato estero. Io sono andato a vedermi, per mia curiosità, quando ho scritto il libro Autodeterminazione, sono andato a vedermi il resoconto degli atti parlamentari in sede di conversione del Trattato di Osimo. Ne ho sentite di tutti i colori. Ci sono persone che sono stracciate le vesti e hanno detto: come cediamo una parte del territorio, della popolazione a sovranità italiana a un altro Stato? È una bestemmia, è una violazione della Costituzione, dell'articolo 5. Mi fermo qua per non tediare. Sì, sì. E poi il dato culturale. 1000 anni fa non c'era l'articolo 5, fra 1000 anni non ci sarà. Quindi così messa molto in modo semplice. Ma dopo vediamo che cosa... Perché l'articolo 5 è in vigore, è un principio supremo della Costituzione. Anche il principio dell'autodeterminazione che c'è nell'ordinamento italiano è stato recepito, però non può valere tanto da fare restare in vigore un principio supremo. La Costituzione, cioè noi dobbiamo pensare, io chiedo, la dobbiamo abrogare, cioè dobbiamo abrogare un principio supremo vuol dire abrogare la Costituzione e cambiarla. Questo succede quando è anche le indipendenze degli stati sono legate molto spesso, di solito nella storia, alle guerre, a dei cambiamenti di regime, cambiamenti delle costituzioni. E la Costituzione certamente si può cambiare e cambierà, però finora è ancora in vigore la Costituzione italiana e certamente è anche chiaro che finché ci sarà, cioè l'Italia avrà la forza di tenersi insieme, non, cioè è normale che vi sia un principio come quello dell'articolo 5, perché poi l'Italia non è uno Stato federale formato da tante unità, diciamo, originariamente indipendenti che si sono federate, certamente questo non è l'Italia. Diciamo l'Italia della Costituzione del 1948, però noi ci poniamo il problema di cambiare lo Stato, cioè di cambiare la Costituzione e di passare ad un'altra Costituzione, altrimenti... Oppure abbiamo questo. Sì, ho ascoltato con, vorrei dire quasi con religiosa attenzione le parole del professore, perché è sicuramente con grande rispetto e apprezzamento. Però vorrei, seguendo il suo ragionamento, fare questa puntualizzazione. Il professore ha detto quasi certamente fra 1000 anni non c'è, probabilmente neanche fra 100. Però adesso oggi c'è, oggi punto. C'è. Dice solo le rivoluzioni hanno cambiato, o guerre, atti violenti. Allora io dico, poiché atti di forza, atti di forza che possono anche non essere violenti, perché perfetto. Quando qualcuno le impone io ovviamente obbedisco e si deve fare, come ci sono fatti che sono successi, no, recentemente, diciamo referendum, no, apprezzo moltissimo questo assist che lei mi dà con atti di forza. Infatti quello che noi riteniamo è che bisogna innanzitutto mettere in chiaro, perché non vogliamo mettere a repentaglio la sicurezza di nessuno, che riteniamo di procedere, come diciamo sempre, con metodo democratico, in modo pacifico e con il consenso delle persone. Ora si tratta di vedere se una norma rigida, che chiaramente non consente di essere modificata ricorrendo al 139, abbiamo sentito l'anno scorso l'allora presidente della Corte Costituzionale Gallo a Venezia, in un seminario cui ho partecipato, ribadire che addirittura su alcuni punti fondamentali, tra cui anche l'articolo 5, l'unica voce spetta addirittura alla Corte Costituzionale, nemmeno il Parlamento, il che mi ha terrorizzato, quello è un atto, una forzatura
dall'interno. Ma a parte questa cosa che merita un approfondimento, su quale ho anche scritto qualcosa di curioso, io dico, tutti vogliamo evitare gli atti di forza, ovviamente, intesi innanzitutto di violenza, ma la forzatura del diritto cui noi miriamo è una forzatura che parte dal diritto interno, l'articolo 10 della Costituzione, e il professor Sacchi dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. E siccome l'Italia ha ratificato il Trattato di New York e la Carta dell'ONU in particolare, che è prima ancora, la quale riconosce posti soggettivi e oggettivi perché il Veneto possa esercitare questo diritto in relazione all'articolo 10 della Carta Costituzionale Italiana e in relazione alla Carta di... I presupposti soggettivi li può dettare solo la storia, ovvero il fatto se c'è o non c'è un popolo. Che lei mi insegna che non c'è una definizione giuridica di popolo, non c'è nessun costituzionalista che si azzarda di trarre questa conclusione, non c'è nessuna legge né interna, ordinaria, né costituzionale, né internazionale che dia una definizione, tra virgolette, giuridica, legale di popolo. La qualificazione di popolo, su questo sono d'accordo tutti gli studiosi, è una qualificazione data dalla storia. E nel caso del Veneto, se mi consente, come accennavo nella mia modesta breve introduzione, il titolo viene dalla storia, lo ricordava anche il dottor Bellati, ma lo sappiamo tutti. Però c'è questo problema, questo ostacolo, molto proprio per semplicizzare, allora, questo ostacolo. Sì, ma questo è fondamentale che sia percepito. Allora la conclusione per rendere il dibattito più accessibile a tutti è questo. L'articolo 5 non è l'unica norma che c'è, io le citavo all'inizio, il fatto che già lo Stato italiano nel 1975, col Trattato di Osimo, per ragioni prettamente politiche, non c'è dubbio, lo ha violato. E non è passato per il 139, non hanno detto prima modifichiamo l'articolo 5 e poi ratifichiamo il trattato. Quindi anche dal punto di vista politico e giuridico abbiamo già avuto delle prove che questa norma non è una norma sacra. Ma io voglio valutare un'altra cosa. Come se dovessi accedere alla teoria, che è la teoria di un certo costituzionalismo ottocentesco o statico, come dico io, e non di altri, ce ne sono dei giuristi che affiancano la nostra teoria e il nostro progetto, fosse questa, noi non potremmo avere mai nessuna possibilità di cambiamento, neanche invocando la norma di diritto internazionale. Allora tanto vale che diciamo che l'Italia non aderisce più all'ONU, perché l'articolo 10 della Costituzione dice che l'ordinamento giuridico, tutti e tre gli organi esecutivo, legislativo e giudiziario, più i due organi di chiusura, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, si conforma. Allora qui, su questa parola, nasce che si conformi senza se e senza ma, si conforma. Taluni dicono, e queste sono teorie, che non tutte le norme del diritto internazionale entrano automaticamente nell'articolo 10. Attraverso l'articolo 10. Quindi quel si conforma lo interpretano in modo riduttivo, si conforma se... Si conforma in tanto in quanto, si conforma nella misura in cui, diciamo, però, queste norme possano travasarsi dal diritto internazionale al diritto interno, ma altri pensano il contrario. Allora la nostra forzatura, e concludo perché sia capito anche da casa, è una forzatura dal diritto al diritto. Se l'Italia vuole negare il diritto di autodeterminazione, esca dall'ONU, questa è, ed esca quindi dal trattato col quale ha aderito alla Carta Nazionale. Quando noi diciamo che questa indipendenza è un eventuale referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto e contro il principio supremo dell'articolo 5 della Costituzione, che la Repubblica è una e indivisibile, non vogliamo dire che noi non saremmo d'accordo all'indipendenza, ovvero che non siamo anche per togliere la Costituzione del 48 e fare un altro tipo di Stato, no? Oppure che addirittura che chi dice questo non sia anche contrario all'unificazione dell'Italia per come è stata fatta. Il fatto è che noi glielo lasciano fare. No, è un'altra cosa che a me personalmente interessa molto di più dal punto di vista come storico, come cioè il popolo veneto, intanto dal punto di vista costituzionale è l'unico popolo, articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, però il popolo dell'articolo 1 è il popolo di
si è in diverse sentenze si è opposta, no, come al fatto che si possa contrapporre una parte del corpo elettorale, per esempio il corpo elettorale del Veneto, a tutto il corpo elettorale. Il professore cita l'articolo 1 della Costituzione italiana che richiama il popolo, però non dà una definizione di popolo, richiama il popolo, ma non ne dà una definizione, e quindi anche questo è l'aspetto sul quale io avevo introdotto la mia osservazione iniziale. Non c'è nessuna norma che dà la definizione di popolo. E se vogliamo, di popolo veneto si parla nello vecchio statuto della legge 340 del 71 e anche nel nuovo, la legge 1 del 2012. E l'altro aspetto invece? L'altro aspetto, proprio flash, mi dispiace tantissimo perché... Ma parlate magari dopo. È che per esempio io credo che già altre realtà, come il Veneto, quella della Catalogna, si trovano in un'identica situazione e arriveranno a indipendenza. Ma l'esperienza ci insegna, quella del Quebec in Canada, laddove la Corte Suprema, investita di un problema analogo, ebbe a rispondere in termini non giuridici, quindi non dogmatici, e disse una frase tanto cara al mio amico, il nostro professore Mario Bertolissi, e diceva che nessuno ha il monopolio della verità, detto da un organo giudiziario la dice tutta. E mi fermo qua perché... Assolutamente. Merita.